La Procura di Brindisi ha avviato un'indagine per omicidio colposo indirizzato contro ignoti in seguito alla morte di Anna Maria Foggiano, 49 anni, avvenuta nel pronto soccorso di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi. Nella notte tra lunedì 2 e martedì 19 dicembre, la vittima originaria di Ceglie, Messapica, è deceduta nel bagno del pronto soccorso. I familiari hanno denunciato che Anna Maria in ospedale per forti dolori addominali è stata ritenuta non preoccupante dai medici, che hanno autorizzato le dimissioni. Tuttavia, prima di lasciare l'ospedale, la donna ha avuto un improvviso malore nel bagno del pronto soccorso, perdendo la vita. La Procura di Brindisi indaga su un possibile errore diagnostico. Un'indagine per omicidio colposo in corso senza attuali indagati. L'autopsia programmata per il 22 dicembre potrebbe fornire dettagli cruciali sulla morte di Anna Maria e sulle circostanze del suo ricovero ospedaliero. Della Croce Bianca di Andore dei Carabinieri ha contribuito a coordinare gli sforzi di soccorso e indagine. La comunità è ora sconvolta dalla tragedia, mentre le autorità continuano a cercare risposte sulle circostanze dell'incidente.